Massimiliano Manera, questa doppia sfida davvero poteva finire in tutti i modi, in bilico fino all'ultimo secondo. Alla fine, insomma, è passata la PR, ma quante emozioni? Tante, tante, sia all'andata, in casa da noi, sia al ritorno. Molte emozioni, comunque sia stata una gara combattuta, entrambe. Merito a loro che alla fine hanno spuntata loro, quindi a noi ci rimane il rammarico comunque di essere arrivati fino a qui e non essere potuti andare al Final Four, che sinceramente era una cosa che puntavamo, anche perché è stato un buon anno per noi. E per il resto niente, complimenti a loro per l'esito della gara di ritorno. Anche dal punto di vista personale oggi, insomma, ti sei dato molto da fare, probabilmente migliore in campo, però diciamo non è servito. Non è servito, è vero, sì. E diciamo che all'andata purtroppo non ho fatto questa prestazione e quindi mi sentivo anche responsabile dei gol che avevamo preso noi all'andata. E poi ho cercato, come tutti i compagni, di fino alla fine di farcela e portare a casa il risultato. È mancato veramente poco, la delusione è tanta, però niente, guardiamo avanti, guardiamo al prossimo anno a fare bene, a consolidare questo gruppo che comunque è forte e vuole e comunque puntare a qualcosa di importante e vincere qualcosa. Comunque, nonostante la delusione di questa sera, come dicevi tu, comunque il campionato, il bilancio alla fine tutto sommato è positivo. Sì, sì, il bilancio è positivo anche perché il gruppo, il vecchio gruppo è di parecchi anni fa, però diciamo la squadra è stata rimodernata, quindi è un organico nuovo e comunque sì, abbiamo raggiunto un buon risultato, secondo in classifica, su un girone molto molto tosto, molto potente e niente. Puntiamo in un futuro molto buono e vedremo cosa succederà, diciamo. Andrea Argentini, alla fine l'avete spuntata in questo doppio confronto davvero dalle mille emozioni, sia ad Anzio che qui. Emozioni tante, tantissime, fiero di tutti i ragazzi, fiero del mister che ci ha lasciato, dovuto partire per lavoro, questa vittoria la dedichiamo a lui, passiamo il turno, non si sa con chi giochiamo ma non ce ne frega niente, adesso una vale l'altra e niente, ringrazio lo staff, Daniele Lotta, tutti i miei giocatori, abbiamo tre, abbiamo, grazie. Abbiamo emozioni anche nel dopogara. Sì. Questa volevo dire, vabbè, insomma, grazie al mister che è partito, abbiamo continuato a lottare tutto quanto. Volevo ringraziare anche i ragazzi che non sono presenti, cioè abbiamo 5 infortunati. Avete visto, siamo contati, però ce la facciamo. Piano piano ce la facciamo. Hai avuto paura durante la partita, insomma, porta stregata, grande prestazione, insomma, del portiere Manera. Sì, bravissimo il portiere Manera, che è un amico, lo saluto. E ha fatto delle belle parate, perché lì potevamo chiudere la partita, solo che è stato bravo lui. Lì non c'è discussione. Adesso hai detto non ti importa chi sarà la prossima finalista, però a questo punto, insomma, la finale la vedete lì in fondo, un po', insomma, di soddisfazione. Beh, c'è. Soddisfatto in questo contesto, sono molto soddisfatto perché volevamo andare avanti su questa squadra. Il mister Iannaccone è un amico, ha una buonissima squadra, quindi noi ci siamo rimessi in competizione. Secondo me possiamo farcela, però una alla volta. Poi ci sarà le semifinali, finale, vediamo. Chi capita capita, non c'è problema.